Chiara Pastore, gara terminata 59-65 per Pozzuoli, Cuschieri 59, Pozzuoli 65. Ecco, il tuo esordio non è stato felice per quanto riguarda il risultato, hai fatto vedere comunque qualcosa di buono, al di là ovviamente della condizione fisica che dovrà migliorare, però sei una giocatrice che ovviamente rappresenta molto per il basket femminile e pertanto davvero complimenti, complimenti per l'impatto. Non era facile, il Cus ha avuto tante assenze, Naci Kaite, Pasqualin, a te l'arduo compito di sopperire a queste assenze. Responsabilità. No, non è quello, cioè dispiace per il risultato perché comunque era una partita importante che potevamo vincere. Io ho cercato di dare tutto quello che avevo, non è sicuramente facile perché ho fatto soltanto due allenamenti con la squadra e la benzina dopo l'inizio che abbiamo recuperato è stato molto intenso, quindi non ho ancora tanti minuti a un ritmo elevato. Con il passare delle partite ovviamente la condizione migliorerà. Sì, dispiace perché comunque perdere in casa contro una squadra che aveva due punti in meno di noi. Scontro diretto, ricordiamolo. Dispiace. Ecco, parlando della gara, perché voi avete avuto un buon impatto, avete iniziato bene, forse qualche errore da parte delle singole giocatrici, è brutto parlarne, però noi dei giornalisti lo dobbiamo rimarcare, forse Karacasevic non è stata all'altezza quest'oggi, altre volte ha fatto prestazioni di ben altro spessore e forse anche Kliniadaki non ha reso tantissimo oggi. Guarda, brutto parlare delle singole, però secondo me abbiamo pagato un po' l'inizio, il break iniziale, poi alla fine quando rincorri o superi o comunque fai fatica perché cioè abbiamo preso un brutto break iniziale. Però è stata punto a punto, diciamo, sino a un certo, ad una certa fase. Poi non so se saprà, insomma, che il terzo periodo è costato tanti punti al CUS quest'anno, il terzo e il quarto periodo. Ne avevano parlato? No, ci ho giocato contro e mi ricordo che è stata tirata gli ultimi due quarti. Non è un'eccezione. Non so cosa dire, cioè, sicuramente ognuna di noi può dare meglio, può fare di meglio, io prima in particolare dobbiamo lavorare perché comunque non è facile mettere un'altra giocatrice all'interno di meccanismi, non è semplice all'interno di una squadra già fatta sia per me che per la giocatrice greca, quindi ti ripeto abbiamo avuto pochi allenamenti e è andata così, dispiace, ma vorrà dire che prenderemo i due punti da qualche altra parte. Prossime due gare abbastanza difficili, per la verità, Taranto in esterna e poi qui al Santa Filomena Umbertide, insomma due gare non affatto semplici, molto molto complicate. Sì, difficili perché comunque hanno Taranto campione d'Italia, Umbertide, comunque giochiamo in casa, Umbertide ha perso a Priolo, quindi questo può accadere di tutto. Accadere di tutto, sì. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Valentina Gatti, peccato, vero peccato, è una gara che insomma potevate vincere se aveste avuto un po' più di concentrazione in alcuni momenti chiave. Sì, nel terzo quarto soprattutto, e inizio partita abbiamo preso inizio partita in un parziale 10 punti tutti in contropiede per nostri tiri facili sbagliati e un po' di sfortuna. Nel terzo quarto abbiamo avuto lo stesso, solo senza contropiedi, non abbiamo mai segnato, praticamente quasi mai segnato perché tutti i tiri uscivano, è andata di sfiga, lì ci siamo un po' demoralizzati. Si può dire, ti preoccupare, va bene, rende ancora più veritiera questa intervista. Lì ci siamo un po' demoralizzate e quindi è andata così, ci dispiace. Sì, anche perché, ricordiamolo ancora una volta, si trattava di un confronto diretto, un'eventuale vittoria poteva in un certo qual senso garantirvi l'accesso ai playoff. Sì, sì. È ancora possibile, però. Sì, è ancora possibile perché comunque noi da loro abbiamo vinto di molti più punti e adesso bisogna vedere le altre cosa faranno. Noi faremo il massimo come sempre e vedremo. Adesso con l'innesto di Chiara Pastore che si è appena iniziato sta settimana a allenarsi, piano piano entrerà sempre servirà a sopperire l'assenza, l'abbiamo detto anche con Chiara, proprio con la diretta interessata, a sopperire l'assenza di Naci Kaite e Pasqualin. Sì, sì, appunto, ci serve molto. Umbertide dopo in casa, prima però Taranto in esterna, due gare difficili, abbiamo fatto una battuta anche con Chiara Pastore, quali sono le tue sensazioni Valentina? Appunto sono due gare molto difficili, Taranto secondo me è una delle migliori squadre, Umbertide... Un bel calendario, magari uno poteva auspicare una partita un po' più facile nelle prossime, no? Sì, Umbertide la reputo un po' inferiore a Taranto, però cioè, è sempre una buonissima squadra, daremo sempre il massimo noi, come sempre.